Allora, la stampa l'ha definito nonno coraggio, ma lui questa etichetta non piace molto. Torniamo indietro al 14 luglio, a Nizza, siamo sulla promenade, e quella sera anche lui camminava lì, insieme a tante altre persone. Aveva mano nella mano i suoi nipoti, quando a un certo punto con la coda dell'occhio vede un camion bianco che procede ad alta velocità. A un certo punto vede che questo camion va anche a zigzag e inizia a vedere che c'entra le persone. Sono morte quella sera 85 persone e centinaia di feriti. Lui a un certo punto si accorge che il camion sta per prendere i suoi nipoti e d'istinto sposta i nipoti. Il camion c'entra lui e lui perde l'uso della gamba sinistra. Adesso lui ha ricominciato a vivere. Questa sera lui è qui insieme a uno dei suoi nipoti, Gaetano Moscato con Filippo nipote. Buonasera. Ciao Filippo. Ciao. Prego. Filippo. Mettiti vicino pure al nonno. Così, perfetto. Mi descrivi il nonno? Il nonno è una persona forte, coraggiosa, sì, molto simpatica e basta. Cioè... No, anche tu sei stato bravo sul momento, so che hai preso una felpa, l'hai appoggiata sotto la nuca di nonno, sì, hai preso una cintura, hai legato l'arteria femorale di nonno, è stato in gamba, eh? Grazie. È emozionato, vedo. È difficile dimenticare, immagino, no? È difficilissimo, soprattutto, io devo dire, ho passato un periodo in cui quasi pensavo fosse, come dire, una cosa passata. Invece ultimamente mi sta ritornando e trovo difficile, soprattutto la notte, dormire, perché certe cose non sono così facili da superare. Non è facile tornare alla normalità, no? Comunque... A volte non si capisce quanto la normalità sia la cosa più importante della vita. Infatti, il ritorno alla normalità. Il ritorno alla normalità pian piano succederà. Purtroppo sì, io e lei abbiamo un'età diversa dal suo nipote. Certo. Perché soprattutto io, alla loro età è molto più facile dimenticare, andare avanti, no? Mentre alla nostra età si ragiona, si riflette, è meglio la tua di età, sai? Io devo dire che se ripenso a quei momenti non posso quasi credere alle cose che ha fatto questo bambino, questo ragazzino, perché oltre alle cose che ha detto lei, è andato a cercare l'ambulanza, chiamare l'ambulanza, mi consolava, cercava di tenermi su. È stata una cosa veramente... Va anche detto, però... che giustamente ha detto che è orgoglioso di lei, eh? Sì, diciamo che ci siamo aiutati a vicenda in questo senso, perché... È stato davvero bravo, perché... Filippo, e per nonno tu cosa vorresti fare? Se tu potessi realizzare un sogno di nonno, qual è il sogno che vorresti realizzare di nonno? Farlo dormire di notte? Vabbè, sì. Tornare alla normalità. Tornare, sì, che alla normalità. Che possa fare tutto quello che faceva prima. C'è qualcosa che le manca tanto? Quello che mi manca è così, la possibilità di andare dove vorrei in certi momenti. Però so che adesso sta riprendendo molto, sto riprendendo, bene. Io ho fatto dei progressi da gigante. Ho passato gli ultimi 2 mesi a Budrio, al centro protesi dell'INAIL, dove c'è del personale veramente fantastico. Loro sono quelli che fanno correre gli atleti che vanno alle Paralimpiadi. Sì. Quindi io devo dire che ho passato questo periodo con delle persone veramente, diciamo... preparate, ecco, questo. Io mi auguro di riuscire a riaddormentarsi alla sera con la serenità che merita. Le auguro di avere un grande futuro ancora davanti insieme a suo nipote, di vederlo crescere e magari, che ne so, un giorno accompagnarlo all'altare.
Mario. Giusa, buonasera. Buonasera. Qual è la sua canzone di Sanremo? Ma io avevo segnalato, quando mi aveva chiesto Volare. Volare. L'ho fatto senza pensarci tanto. Volare, Domenico Modugno, nel blu dipinto del blu, 58. Non credo. No? Invece per te qual è, Filippo, la canzone di Sanremo? Ce l'hai? No. Aspetta, te la suggerisco. Volare. Bravo, 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 bravo. Tale nipote, tale nonno. Grazie ragazzi, grazie. Grazie, 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 ragazzi. È una cosa incredibile. Bravo. Grazie. Grazie mille. Ciao.